Parliamo magari di Weizen, come si versa una Weizen. Per molti è un grande nemico versare una Weizen perché fa tanta schiuma per il semplice motivo perché le Weizen storicamente sono prodotti ben oltre i 5 grammi CO2 al litro, sì che sono delle birre praticamente le più forti in grado di saturazione. Molto spesso si pensa che una Weizen va agitata a fine versata. Molto spesso si pensa che a una Weizen va aggiunto del limone. Allora, l'aggiunta del limone è una cosa storica che oggi non si fa più. Una volta la birra, voi sapete bene, la si faceva solo d'inverno. D'estate si faceva fatica anche a mantenere le temperature in fase di maturazione e in fermentazione. Detto questo, molto spesso si aiutava con un limone giusto per coprire eventuali disfunzioni organolettiche. Per quanto riguarda invece l'agitazione della bottiglia a fine versata, questo normalmente lo si faceva storicamente quando ancora non c'era il lievito in sospensione, ma c'era il lievito che formava dei grumi, dei sassolini praticamente, che si depositavano sul fondo della bottiglia. Oggi, se uno guarda la bottiglia da sotto, molto spesso può vedere proprio un fondo di lievito, cosa che qui non accade. Questo è un segno chiaro di pastorizzazione. Voi sapete tutti cosa vuol dire pastorizzazione, vuol dire rendere la birra più stabile. Si applica calore, 60 gradi, fino a 25 minuti, e questo vuol dire pastorizzare, ma vuol dire anche uccidere i lieviti. Noi su tutte le nostre birre, praticamente il 90% delle nostre birre, non applichiamo la pastorizzazione, ci teniamo perché uccidendo lieviti si fa anche del male alla birra, perché si porta via un bel po' di gusto, di parte gustativa del prodotto. Allora, non c'è bisogno assolutamente di agitare il fondo bottiglia. Io cerco di versare all'inizio con bicchiere a 45 gradi, poi alla fine raddrizzo. Uno. Vedete già la sua torbidità, c'è senza che io agiti la bottiglia, è già adesso una Hefeweizen.